siamo in compagnia della dottoressa Annalisa Scopinaro. Ricordiamo ancora il tema forte di questo convegno all'interno di Sanit, questo forum internazionale sulla salute. Noi parliamo di tematiche forti, abbiamo avuto degli interventi veramente molto molto interessanti, ma soprattutto abbiamo cercato oggi di far emergere una definizione dell'invalidità civile con un senso di dignità della persona. Dottoressa Scopinaro, è d'accordo con l'intento di questo convegno? Assolutamente sì, è importante sottolineare come certe volte il percorso di riconoscimento dell'invalidità vada in direzione di un annichilimento della persona invece di una valorizzazione di quello che è o di quello che potrebbe essere. Ci si sente veramente umiliati ad andare in commissione, a non vedere riconosciuti i propri diritti e soprattutto arrivare lì con delle diagnosi fatte da centri di competenza che sottolineano gravità che non vengono assolutamente prese in considerazione. Dottoressa Scopinaro, secondo lei, dagli elementi di questo convegno, ormai siamo quasi al termine, può emergere un qualcosa di positivo anche a livello scritto per migliorare lo stato dell'arte di questa tematica, per come viene affrontata a livello nazionale? Assolutamente sì, io credo che poter riuscire a mettere insieme quello che è stato detto stamattina, farne un documento unitario e presentarlo alle autorità che fra l'altro in parte erano presenti perché avevamo qua il direttore sanitario dell'INPS che quindi ha partecipato e ha ascoltato direttamente con tutti i nostri interventi, e poter ribadire quello che abbiamo detto in maniera strutturata in un documento dovrebbe essere uno dei nostri fini. Un consiglio da parte sua che ha vissuto in prima persona, no? La dinamica e la problematica, dal punto di vista dei familiari, cosa si sente di dire alle famiglie? Alle famiglie mi sento di dire di non arrendersi mai, di rivolgersi alle associazioni, perché le associazioni sono una ricchezza incredibile e possono supportare in questi percorsi, e di cercare di comunque ottenere il riconoscimento dei diritti. Noi la ringraziamo.